Ciao ragazzi da GTech 2020. Negli ultimi video abbiamo parlato dei nuovi prodotti che Samsung ha presentato durante l'evento Unpacked che si è tenuto ad agosto 2021. Lo Z Fold 3, lo Z Flip 3, di cui potete trovare il link sopra, il Samsung Watch 4, le nuove cuffiette, le Buds 2, anche di queste potete trovare la nostra recensione sopra, ma oggi parleremo di un telefono che è già uscito da un pochettino di tempo. Faremo un flashback, perché parleremo di S21 Ultra. Devo dire che l'ho acquistato a gennaio 2021 e in verità non sono più riuscito a farne a meno. È stato il mio compagno di merende durante l'inverno, durante la primavera, l'estate, e devo dire che qualcuno lo definirebbe un petardo, io lo definisco semplicemente una bomba. Adesso andremo a scoprire il motivo, ma intanto partiamo con la sigla. Non possiamo però iniziare questo video senza le nostre raccomandazioni di rito. Siamo un canale giovane, pertanto abbiamo bisogno delle vostre visualizzazioni, dei vostri like, delle vostre condivisioni, della campanella con cui potete poi vedere tutti i video che usciranno da qui in futuro. E ragazzi, mi raccomando, abbiamo bisogno di voi perché, come già detto precedentemente, YouTube è un mondo tremendamente duro. Fatte le doverose premesse, diciamo che probabilmente questa è la recensione più consapevole che ho fatto da quando ho aperto questo giovane canale YouTube. Perché? Perché di smartphone, di cellulari me ne sono passati sotto veramente tanti, di tutti i tipi. L'ho sempre testati 4-5 giorni prima di presentarveli, sotto tutti gli aspetti: fotografico, autonomia, display, batteria, soprattutto se scalda o meno. Chicche a livello software, ho sempre cercato di fare delle recensioni non tanto lunghe perché non vogliamo dilungarci troppo, ma soprattutto molto molto precise. Speriamo di esserci riusciti. Ma questo è un prodotto che ho in mano da 8 mesi e che ho testato veramente sotto tutti gli aspetti. Quest'oggi non affronteremo le caratteristiche tecniche di S21 Ultra, perché starebbe a dire che ha 12 GB di RAM, starebbe a dire che ha 228, 256, 512 GB di RAM, eccetera, eccetera. È veramente ormai penso fuori luogo. Ma ci concentreremo fondamentalmente sugli aspetti: il display e il comparto fotocamera. Perché? Perché di foto ne ho fatte tante, in tantissime situazioni anche molto molto complesse, e devo dire che a me spesso mi hanno lasciato a bocca aperta, perché questo gioiello è in grado di fare cose che gli altri smartphone in questo momento non sono in grado di fare. Perfetto ragazzi, adesso non perdiamo tempo e andiamo subito subito a vedere come si comporta il display di S21 Ultra. Come detto, non vi tedierò ulteriormente con le caratteristiche di S21 Ultra che conosciamo tutti. Quello che mi ha veramente impressionato durante quest'estate 2021 è stato il display. Un display pazzesco, 6,8 pollici, una risoluzione da 1400x3200 pixel, densità di pixel da 515 ppi, ma quello che è stato veramente impressionante sono stati 1600 nits che sotto al sole, nel lettino, hanno sempre sparato al massimo, senza oltretutto creare un decadimento eccessivo della batteria. È stato possibile vedere le gare di MotoGP o le gare di Formula 1 senza nessun problema. Oltretutto vediamo che il display reagisce veramente benissimo alle sollecitazioni, i neri sono veramente profondi e veramente ragazzi nulla nulla da dire. Ma quello che mi ha fatto impazzire è stato il blocco fotocamere. Inizialmente infatti per carenza di colori ho avuto tra le mani il Twilight Silver. Poi mi è capitata l'opportunità di prendere ad un prezzaccio questo Twilight Grey di Samsung e quando ho aperto la confezione, ecco qua, mi sono trovato un blocco fotocamere, ragazzi, pazzesco. Una zigrinatura bellissima, guardate in controluce che effetto che fa. Penso veramente che nessuno smartphone abbia un lavoro del genere. E in questo caso devo fare veramente i complimenti a Samsung perché ha fatto non solo un ottimo prodotto, ma anche, sotto l'aspetto estetico, veramente stupendo. Prima di analizzare il comparto fotografico di Samsung S21 Ultra e di farvi vedere quelle che sono le sue immense potenzialità a livello fotografico, due parole sono doverose farle relativamente al processore che batte nel cuore di questo terminale. Perché? Perché mentre l'anno scorso Samsung ha completamente cannato il suo Exynos e Qualcomm ha realizzato quello che probabilmente è stato il suo miglior chip, quest'anno le cose sono radicalmente cambiate. Qualcomm non ha saputo ripetersi, mentre Samsung è riuscita a sfornare un processore veramente performante e veramente stabile nelle prestazioni. Perché dico questo? Perché secondo gli esperimenti empirici,
è stato testato che sono due processori che lavorano in maniera completamente opposta. Nel senso che Qualcomm ha uno Snap 888 che inizia con prestazioni veramente impressionanti, forse anche eccessive per quelle che sono le richieste quotidiane per un utilizzo standard di uno smartphone, ma non riesce a mantenerle perché? Perché stressa troppo la GPU, le temperature diventano eccessive, dunque crea un throttling, perciò deve downclockare le sue frequenze per ottenere poi rendimento costante. Cosa che invece non accade a Samsung con il suo Exynos 2100, perché comincia con prestazioni leggermente inferiori ma riesce a mantenerle costanti nel tempo. Pertanto ho potuto verificare che quest'anno, anche sotto il sole 38-39 gradi, non è un processore che scalda in maniera eccessiva questo qua di Samsung. Anzi, diciamo che dopo 30-35-40 minuti di MotoGP o di Formula 1 visti in Full HD sul canale Sky, il processore comincia un pochettino a farsi sentire, oppure dopo una decina di minuti di gaming pesante. Ma per il resto devo dire che tutto sommato è un processore che fila via liscio, non dà mai impuntamenti, non ha mai decadimenti prestazionali. Pertanto il processore di Samsung del 2021, il Exynos 2100, da parte nostra è promosso. Ma adesso andiamo a vedere quello che è il comparto fotografico di questo mostro. Il comparto fotografico di Samsung S21 Ultra è composto da 4 fotocamere, la principale da 108 megapixel, una ultra wide e una grandangolare da 12 megapixel, accompagnate da 2 fotocamere da 10 megapixel, una tele 1 e una tele 2. Il tutto è condito da una messa a fuoco laser in formato AF. Perfetto, adesso mi eclisso, vado a riposarmi un pochettino e lascio la scena alle foto realizzate con S21 Ultra da maggio fino a qualche giorno fa. Fateci sapere nei commenti sotto se siete d'accordo con noi, con la nostra disamina, con le nostre valutazioni, oppure se avete anche dei consigli o se non siete d'accordo con quelli che sono i nostri giudizi. Per adesso non mi resta che augurarvi una buona visione. Prima di partire con la raccolta fotografica, un consiglio: mettete il display a grandezza intera. Iniziamo con delle panoramiche che servono a comprendere la capacità di profondità del sensore di S21 Ultra. Teniamo conto che nella prima foto siamo a circa 15 km dall'orizzonte, nella seconda 10 km, mentre nella terza abbiamo circa 1 km dal mare e possiamo notare tutti i colori delle sfumature con grande chiarezza. L'ultima foto, infine, aiuta a comprendere i colori e la capacità cromatica del sensore stesso. Entrando in un contesto più urbano, possiamo notare come i dettagli e colori del palazzo con i contrasti del cielo e del verde degli alberi vengono colti con grande precisione. E anche andando a zoomare l'orologio, veramente un'immagine impressionante a livello di nitidezza e di pulizia, possiamo vedere che ogni dettaglio è colto al 100%. Andando ad utilizzare il grandangolo su un percorso cittadino partendo da un 1x, possiamo andare a stringere con un 4x vedendo che i dettagli e i colori sono sempre mantenuti a livelli ottimali, fino a raggiungere il 10x, dove ogni dettaglio continua ad essere sempre centrato senza la minima indecisione. Ops, eccomi qua ragazzi, scusate, faccio un piccolo incipit ma è doveroso. Tutte le foto che avete appena visto, che sono solamente l'antipasto di quello che è possibile fare con S21 Ultra, sono state realizzate con la tecnica basica del punta e scatta. Pertanto nessun supporto software, nessun artificio di nessun tipo, nessun cavalletto, e vedremo cosa siamo capaci di realizzare con S21 Ultra. Ora, abbiamo realizzato queste foto, le ultime che avete visto, dall'alto di un monumento. Adesso giriamo la prospettiva e fotografiamo il monumento lavorando sui chiari e sugli scuri, cioè sulle luci e sulle ombre. Posso garantire che sembrano foto semplici, ma hanno messo in difficoltà tantissimi top di gamma che ho avuto il piacere di recensire negli ultimi mesi. Il monumento è ubicato in una zona molto bella della mia città, zona Passetto. Possiamo vedere che i chiari e gli scuri sono gestiti molto bene. Andando a zoomare non ci sono indecisioni di sorta finché non andiamo a spingere il sensore fino al 30x. E qui ragazzi io alzo le mani e lascio a voi ogni commento. La foto è semplicemente meravigliosa. Adesso andiamo a visitare un'altra piazza della mia città, Piazza del Papa, dove c'è una statua molto bella, giocando sempre con le foto verticali ed orizzontali, e spingiamo di nuovo il sensore fino al 30x. Dove logicamente con una mano che non è ferma come un cavalletto la foto non è perfetta, ma dimostra comunque la potenza del sensore di S21. I forti contrasti del crepuscolo mettono in indubbia difficoltà Samsung S21 Ultra,
Vediamo infatti che i colori non riescono ad essere gestiti in maniera graduale e naturale e qui il software obiettivamente appare un pochettino sovrabbondante. Penso che iPhone 12 Pro Max oppure i top di gamma di Huawei, a noi quanto ci mancano, avrebbero sicuramente fatto meglio in questa situazione con i loro colori più naturali. Questi ultimi scatti dimostrano che S21 Ultra, oltre ad essere un ottimo smartphone sull'aspetto fotografico, non è perfetto. Ci sono infatti importanti margini di miglioramento su questi sensori che, non dimentichiamolo, secondo gli ultimi rumors saranno gli stessi montati su S22 Ultra. Qualcuno ha storto un pochettino il naso dicendo che non sarà pertanto un upgrade sostanziale rispetto al top di gamma 2021. Io invece non la penso così perché sono convinto che questi sensori ulteriormente ottimizzati da Samsung potranno regalare enormi soddisfazioni in ambito fotografico. Ma adesso non perdiamoci in chiacchiere perché andiamo a vedere l'ultima carrellata di fotografie e attenzione, vi annuncio già che spingeremo il sensore fino al 50x con delle foto allucinanti e soprattutto andremo a vedere quello che è in grado di fare S21 Ultra in notturna. Poche sere fa si è verificato il fenomeno della luna blu, così mentre ero a spasso con il mio cane alzo lo sguardo e dico voglio fotografare la luna. Questi sono gli scatti ottenuti in 30x in notturna a mano libera. Poi decido di spingere il sensore fino al 50x ottenendo questi risultati. Sicuramente con un cavalletto sarebbe stata la foto perfetta. Ma il top arriva la mattina dopo, ore 9:30, esco di casa, alzo gli occhi al cielo e vedo la luna tra le nuvole. Ragazzi, vi giuro, questo non è un disegno, questa è una foto realizzata in 30x. Ma come si comporta S21 Ultra in notturna? Questi sono gli scatti realizzati. Devo dire che l'occhio e la mano sono quelli di mia moglie che sicuramente ha un quid in più rispetto al sottoscritto, ma io non ho veramente parole. Magari il software è leggermente sovraesposto, ma le foto sono obiettivamente bellissime. Eccomi di nuovo qua. So che ci stiamo dilungando un po' di più rispetto al solito, ma dal momento che facciamo una carrellata fotografica, descriviamo bene come si comporta S21 Ultra dopo 8 mesi di vita, direi che forse vale la pena dedicarci qualche minuto in più. Ora passiamo ai video e vedremo sia quelli fatti in Full HD che quelli realizzati in 8K, ma infine andremo a vedere come si comporta il sensore di S21 Ultra quando andiamo a croppare le foto a distanza ravvicinata, cioè un paio di metri. E anche qui io ragazzi alzo le mani perché secondo me ha fatto degli scatti veramente perfetti. Molto buoni video, colori reali, ottimo il lavoro dello stabilizzatore ottico, ma adesso facciamo un attimo di silenzio per sentire come lavora la capsula audio. Per quanto riguarda i video in 8K, veramente impressionante la nitidezza delle immagini, la fluidità dei movimenti e di colori. Ma quello che mi lascia sempre più basito è lo stabilizzatore ottico. Tenete conto che mentre accompagnavo il mio cagnolone, con l'altra mano, stavo riprendendo il tutto. Le riprese da vicino mi hanno veramente sorpreso perché sembrano semplici ma sono foto molto molto complesse, soprattutto con i colori e le sfumature che hanno richiesto i cannoncini sotto la luce del sole. E ragazzi, abbiamo portato a casa un risultato veramente di alto livello, soprattutto in 10x. Terminiamo con le foto in controluce. Sinceramente pensavo che il software in questa situazione intervenisse in maniera molto decisa. In realtà le foto sono risultate molto delicate, molto ben bilanciate, ma soprattutto con colori reali. Eccoci qui ragazzi, sono tornato per fare una valutazione finale di Samsung S21 Ultra dopo tutta questa carrellata fotografica. Cominciamo dagli unici due difetti che è possibile trovare su questo terminale. Il primo è sicuramente dovuto alla dimensione, 6,8 pollici d'estate non sono uno scherzo da portarsi dietro. Però devo dire che è un telefono estremamente bilanciato, non ha un peso che si nota in mano, si sente in mano, come ad esempio l'iPhone 12 Pro Ultra che sembra quasi pesare il doppio. Questo è veramente un telefono che si tiene in mano con una grande tranquillità e semplicità. La seconda carenza è quella relativa al pennino, nel senso che ha un display Wacom dove il pennino della serie Note può scrivere e basta, non può fare altre cose. Però io sono uno stagio della serie Note, siamo purtroppo ormai, lo sappiamo benissimo, arrivati alla fine di questa stupenda serie e
permettere di avere la slot per il pennino avrebbe significato, secondo me, avere il telefono. Perfetto. Per il resto, autonomia, diciamo che inizialmente non era un'autonomia mostruosa. Io dovevo, per arrivare dopo cena, attivare il risparmio energetico. L'aggiornamento di maggio ha dato una grossa sistemata a questo aspetto. È stato un aggiornamento molto importante, 1,5 GB di roba, perciò tantissima roba inserita dentro al sistema operativo, la UI di Samsung. E devo dire che da quel giorno l'autonomia è aumentata di circa il 30%, perché poi senza inserire il risparmio energetico sono sempre riuscito a portarlo oltre la sera tranquillamente. Per il resto, punti di forza sono sicuramente il display, la fluidità e il comparto fotocamere. Il prezzo di Samsung S21 Ultra purtroppo non è sceso per niente, tranne qualche rara offerta sui 128 GB, diciamo che 256, 52 ci hanno mantenuto il prezzo molto molto bene e non sono nemmeno poi facilissimi da riprendere subito. Purtroppo la crisi dei processori morde e che dobbiamo dire, chi ce l'ha secondo me può reputarsi fortunato. Siamo arrivati alla fine, ragazzi. Se il video vi è piaciuto, un pollicione su. Mi raccomando, condividetelo con tutti i vostri amici e conoscenti, perché dovete aiutarci a crescere. Campanellina per i futuri video di Digitech 2020. Vi auguriamo una buona fine estate, un buon settembre e un buon divertimento. Ciao ragazzi.